Si chiama infodemia ed è il neologismo coniato dall'OMS proprio per descrivere il fenomeno che stiamo vivendo a causa del coronavirus. Una sovrabbondanza di informazioni, tra l'altro non sempre corrette, che confondono e spaventano in maniera eccessiva le persone, rendendogli difficile trovare una guida sicura quando ne hanno bisogno. Il termine non fa ancora parte della lingua italiana, ma c'entra in pieno la situazione in cui ci troviamo ogni giorno, sommersi da televisioni e giornali che parlano continuamente di Covid. E dopo l'appello fatto nella rassegna stampa di questa mattina dal nostro direttore Marco Ferri, siamo venuti qui in centro a Fano per verificare se effettivamente i fanesi pensano di essere bombardati da un'eccessiva mole di notizie sul coronavirus. Sicuramente da una parte è positivo per tante cose, però dall'altra ci sono tante persone che ne risentono magari parlarne un po' meglio magari. Ad esempio con mia nonna trovo problemi. Ogni volta che si parla di Covid va in paranoia, insomma, non è sempre facile, ecco. Parlarne un po' più semplicemente, in maniera un po' più pratica, potrebbe anche far meglio. Ecco. È un terrorismo che non accetto, assolutamente. Penso che dobbiamo assolutamente seguire le regole, ma evidentemente fino a un certo punto, perché chiaramente un problema esiste, ma arrivare, diciamo, a questi livelli evidentemente non ritengo che sia oltre, diciamo, la soglia massima. D'altronde l'argomento del momento, purtroppo ci informano su quelle che è la situazione attuale, in questo senso ci tengono, insomma, informati. Certo che alle volte esagerano un po', cercano un po' di mettere timore. Il coronavirus, visto anche come malattia della comunicazione e dell'informazione, vede d'accordo anche molti telespettatori che hanno inviato numerosi messaggi alla nostra redazione raccontandoci il proprio parere a riguardo e dichiarando, citandone alcuni, che è insopportabile ascoltare tutti i giorni i bollettini andati a scovare in ogni angolo e che il virus dobbiamo imparare a conoscerlo e a conviverci, ma non facendoci distruggere, perché in questo modo ci autoinfliggiamo un male maggiore più di quanto già faccia il Covid. Non tutti però la pensano così. È anche giusto che sappiamo cosa ci succede intorno. Pensate che possa creare confusione, magari più anziani, a chi fa più fatica a capire? Beh, dipende dalle informazioni che vengono date, poi in realtà. Però in linea di massima comunque c'è bisogno di informazione. Forse un po' troppo, però. Comunque è bene sapere la situazione, ma del resto in tutti i paesi d'Europa, del mondo lo stanno facendo, cioè il bollettino giornaliero c'è dappertutto. Poi dopo sono le interpretazioni dei dati che dalle volte sono divergenti, però è bene che ci siano, i dati ci devono essere. Non metterli sarebbe ancora più pericoloso perché potrebbe far pensare a una situazione totalmente fuori controllo, più di quello che è.